Cosa farete a Ferragosto? Allora, penso che faremo una cosa molto, diciamo, semplice, credo con amici a casa, nulla di così trascendentale, espansivo economicamente, ecco, mettiamola così, anche perché notiamo che in giro non c'è molta voglia di festeggiare, ecco. Immagino che sia così anche per te. Sì, esatto, è uguale. Purtroppo quest'anno è un po' effettivamente calato, credo, il desiderio rispetto agli anni precedenti. Però ecco, diciamo che la compagnia basta, mettiamola così. Niente, sto a casa. Niente, a casa. Si rilasserà. Non lo so, sì, può darsi. Perché dice così? Perché non lo so che faccio. Finito i soldi, non si può andare da nessuna parte, quindi rimango a casa. Sarò in vacanza. A Lecce. Dove? A Lecce. Quindi insomma una bella vacanza. Sì, sì. Meritata? Sì. Andrai da solo o in compagnia? In compagnia. Il nostro titolare già ci ha fatto fare le ferie una settimana. Questa è la seconda settimana che ci fa fare. Penso che ce ne andiamo tutti quanti, non lo so, le Maldive. Dove andiamo? Io a Tenerife. Tenerife? Però il vostro datore di lavoro è un datore... Sì, sì, non si tocca, per questo non si tocca, anzi. Ha detto prendetevi i giorni che vi serve, riposatevi, che sa che questi giorni ha fatto molto caldo. Ci tratta molto bene, questo è da dire. Cosa farei a Ferragosto? Non lo so, ci devo ancora pensare. Non voglio fare i soliti pranzi, così con arrosti e robe varie, quindi probabilmente viaggerò. Per esempio, dove ti piacerebbe andare? Non lo so, devo pensarci. Stavo pensando anche alle città europee, però sono un po' stretta coi tempi, quindi probabilmente niente. Tu la pensi allo stesso modo? Sì, sì, come lei. Però è ancora da organizzare, quindi tutto da vedere, forse con le amiche. Comunque non sarei a casa. No. Faccio un giro e mi fermerò a mangiare qualcosa con la porchetta, un po' di formaggio nostrano, sotto Casoli, in quelle parti là. Quindi a Ferragosto lei lavora? Sì, perché non puoi lavorare a Ferragosto, non è come altri giorni. Ma certo, anzi, buon lavoro. Grazie. Bella domanda, credo che andrò al mare, perché siamo venuti da Reggio Emilia apposta per fare un po' di mare. Quindi mare sicuramente. Ferragosto insomma tra le onde. Sì, tra le onde. I prezzi come li ha giudicati? Ci stiamo basando diciamo sulla spiaggia quella libera, perché con le bambine così riusciamo ad andare presto, tornare a casa, quindi non saprei come sono i prezzi sinceramente. Buon Ferragosto e buon mare. Grazie anche a voi, grazie mille.